Amici di 7 Gold, buonasera, benvenuti a 7 di sera, appuntamento quotidiano con l'informazione, con l'attualità a cura della redazione di SiciliaWay.it. Catania da vivere è il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi, all'appuntamento di oggi. Vi presento subito gli amici che ci faranno compagnia per questi 24 minuti insieme: il professor Luigi Arcidiacono, vice sindaco di Catania e assessore all'urbanistica, e l'architetto Gaetano Pappalardo della redazione di Sicilia Way. Benvenuti. Buonasera, grazie. Caro professore, cominciamo da lei e cominciamo da Catania. Come sta Catania? Beh, una bella domanda. Rispondere è altrettanto intricante ma anche difficile. Catania sta male, ma certamente sta molto meglio rispetto al momento in cui lo abbiamo presa per governarla. Parlo del 2008. Io mi sono insediato esattamente il 4 agosto del 2008, sono rimasto in giunta malgrado lo sconvolgimento della giunta e quindi ho vissuto tutta l'esperienza della sindacatura Stancanelli e devo dire che il lavoro è veramente serrato, oltre che difficile. Un punto fondamentale che bisogna sottolineare è che siamo usciti dal pericolo del dissesto. E questo credo che sia un grande vantaggio per Catania. Non bisogna scriverlo come un merito, per carità, di questa giunta, lo è, ma è inutile strombazzare questi meriti, dico della sindacatura Stancanelli, però è un fatto importante perché non si può immaginare o si può soltanto immaginare che cosa sarebbe stato un disastro. La dichiarazione di disastro per Catania avrebbe significato tante cose, avrebbe significato fallimenti, avrebbe significato riduzione drastica di personale e quindi avrebbe significato una crisi che Catania non avrebbe meritato né probabilmente avrebbe potuto sopportare in coincidenza con la crisi nazionale, europea e internazionale. Dunque Catania si sta riprendendo. Esce dalla posizione inginocchiata e certo ancora non è in posizione eretta, perfettamente eretta. Sono stati pagati tanti debiti, centinaia di milioni di debiti, perché ne abbiamo trovati tanti. Con il 2011, assicura il sindaco, e dobbiamo dare credito al sindaco, saranno pagati tutti i debiti. Debiti che ci hanno messo veramente in ginocchio, perché sono debiti che risalgono anche ad amministrazioni precedenti alle amministrazioni Quindi Scapagnini. l'obiettivo è quello di risanare i conti del tutto ed andare avanti cercando di far crescere ancora di più questa città. Professore, Certo. altro obiettivo importante dell'amministrazione comunale è quello di elaborare un piano regolatore. C'è bisogno di un piano regolatore per pensare, ripensare anche la città di Catania. A che punto siamo? Siamo anche qui a buon punto, direi, a buon punto perché il piano regolatore, vorrei dirlo con chiarezza, l'ho detto anche in Consiglio Comunale, verrà redatto dagli uffici dell'urbanistica e quindi dai funzionari. C'è un funzionario preposto, l'architetto Pelleriti, preposto al rifatto ufficio piano regolatore, c'è un direttore, l'architetto Sardella, che è a polso. E io ho desiderato, e questo me lo ha consentito il sindaco, ho desiderato una convenzione con l'Università di Catania, con il DAU, in maniera da poter essere affiancati dall'università e da evitare anche, sa, l'inciampo in tanti, come dire, incarichi esterni che in parte hanno soffocato molto Catania. Non parlo di incarichi soltanto relativi all'urbanistica, ovviamente quelli forse sono stati più leggeri, ma tanti incarichi hanno veramente flagellato l'amministrazione e le casse di Catania. E il piano regolatore direi che a buon punto, la convenzione è stata redatta e sarà sottoscritta fra qualche giorno, frattanto abbiamo lavorato con l'università e abbiamo presentato già, io direi circa due decimi della città di Catania, delle nuove idee per la città di Catania in commissione urbanistica. Spero a fine mese di portare altre elaborazioni, quindi piano piano,
Lavori in corso, ma si sta correndo, si sta correndo. Architetto Pappalardo, di che piano regolatore ha bisogno Catania? Beh, intanto bisogna fare una premessa di natura proprio urbanistica. Penso che il professore Arciago concorderà con me sul piano di partenza. La nostra città è una città particolare. È una città che a ridosso di una fascia pedemontana, è una città che ha avuto negli ultimi anni un decremento di popolazione, è una città che scarica su se stessa le funzioni dell'Interland. Quindi la pianificazione di una città come questa è difficilissima, perché purtroppo le normative che regolano ancora la creazione dei piani regolatori è una normativa che è mirata solo al territorio di quella parte che il piano regolatore ha per oggetto. E qui ci vorrebbe una relazione diversa tra la pianificazione di questa città e quella che in effetti è la parte a ridosso della città, che è la parte che ha subito questo incremento di popolazione a scapito della città. E questo dico è importante perché si scaricano sulle funzioni, sulla città, le funzioni che ogni giorno i cittadini dell'Interland esercitano. Quindi i percorsi modali, le relazioni tra queste aree suburbane e la città sono un elemento fondamentale nella progettazione urbanistica. Purtroppo la normativa non aiuta a questo. Professore, in passato tanti tentativi mai andati a buon fine di creare un nuovo piano regolatore. Che cosa accadde? Che cosa è successo in passato? Ma sono successe tante cose. Beh, innanzitutto la sottolineatura che ha fatto da tecnico di par suo, l'architetto Pappalardo, mi pare una sottolineatura doverosa. Io ho definito Catania una città assediata da tante cose, direi anche assediata da se stessa e dal suo territorio e dalle sue strutture. Se pensiamo alla ferrovia, se pensiamo al porto, se pensiamo alla zona pedemontana, se pensiamo alla struttura di Catania, noi abbiamo l'idea della difficoltà di mettere mano ad una matita per redigere il piano regolatore. Comunque è necessario per razionalizzare l'esistente e per creare soprattutto strutture di cui Catania ha bisogno. Penso ad esempio al verde, e ce ne sarà. Verde ce ne Quindi sarà. Una promessa che in questo momento il vice sindaco sta facendo ai telespettatori e ai cittadini. Sì, ci sarà verde, ci sarà. Io ho detto in consiglio comunale che ogni vuoto che possiamo colmare, certo bisognerà vedere la consistenza, almeno per un terzo dovrà essere destinato a verde. Che cosa significa ripensare Catania? Ripensare significa anche conservare e pianificare aspetti nuovi. Quanto lavoro c'è da fare? Ma il lavoro da fare sarà consegnato ai privati soprattutto, perché noi possiamo soltanto creare le condizioni perché i privati possano fare quello scatto necessario alla città di Catania per poter rivedere una città che finalmente si riordina. E allora noi ci stiamo occupando anche del centro storico, ci stiamo occupando anche del regolamento edilizio e lo facciamo con l'assistenza degli ordini professionali, degli ordini degli architetti, degli ordini degli ingegneri e quindi anche su questo io dissi in consiglio comunale la parte da conservare va conservata integralmente, lavoriamo anche con la sovrintendenza proprio su questo punto. Le altre parti bisogna ridisegnarle e io mi auguro che ci sia anche un'architettura di quella moderna, non contemporanea ma addirittura moderna. Dando un'occhiata a non moderna ma contemporanea. Obiettivo anche costruire cose belle. Certo, infatti, ma questo dipende da loro, saranno in grado ovviamente di fare cose belle. Architetto, quali sono le problematiche urbanistiche che vive una grande città come Catania, una città con un'area metropolitana intorno particolarmente ampia? Beh, le problematiche sono sempre collegate a quello che dicevamo poco fa, a questo territorio particolare. E sulla necessità invece di intervenire e ridare a questa città una contemporaneità sono perfettamente d'accordo, ma bisogna un pochettino stimolare da parte degli ordini professionali, da chi istituzionalmente può avere voce in capitolo, l'adesione a strumenti che possono consentire questa qualità architettonica. Da noi manca
uno spazio enorme che non è stato più colmato da architetture valide. E questo perché purtroppo gli strumenti come il concorso di progettazione, come il concorso di non è stato uno strumento di accettazione degli enti pubblici, che in qualche modo non sono state spinte a questo da una legislazione che di fatti c'è, ma che non è stata fortemente impegnativa nel condizionare l'operato dell'amministrazione che dovevano operare e vigilare su questo. In effetti c'è stata un'architettura che non è stata qualificata e le città si caratterizzano, come diceva il professor Arcidiacono, per una contemporaneità e per una storia trascorsa, quindi le due cose vanno bilanciate e quindi c'è necessità di creare nuove pagine di storia anche attraverso l'architettura delle nostre città. Professore, vivibilità significa anche ripensare il trasporto urbano, un piano di mobilità. Che cosa si sta facendo per migliorare la qualità della vita del cittadino che si sta recando magari a lavorare, che magari fa ore di fila per arrivare sul posto di lavoro? E qui bisogna lavorare su più fronti, certamente, tenendo conto della situazione reale che io ho messo in luce poc'anzi dicendo la congestione del traffico è data anche da varie cause, fra le quali anche la struttura della città. Ma credo che sia significativo la circostanza secondo la quale il sindaco Stancanelli ha voluto creare un assessorato alla mobilità, che è diretto, come voi sapete, la delega ce l'ha l'ingegnere Pasqua, che è un tecnico, è un tecnico avveduto in questa materia, che sta lavorando, e l'obiettivo deve essere uno e uno solo: scoraggiare i cittadini, i privati, per l'uso della macchina, ma rendere le condizioni perché questo scoraggiamento possa essere allettante da parte dei privati. Cioè bisogna creare delle corsie, per così dire, ma corsie non percorribili da altri mezzi, corsie per mezzi pubblici, in maniera che, così si dice, dal posteggio scambiatore, del parcheggio scambiatore dei due obelischi, si raggiunga Piazza Stesicoro in 25 minuti. Architetto, che cosa fare per spingere i cittadini verso il mezzo pubblico, che lascino a casa la macchina o quantomeno che la portino sino alle porte della città per poi utilizzare un mezzo pubblico? Beh, qui il problema è quello dei parcheggi scambiatori. Se abbiamo il ragionamento che abbiamo fatto poco fa è quello che un indotto, che una parte della città che sta fuori dal centro urbano, si riversa sulla città. E i parcheggi scambiatori sarebbero la cerniera, il punto snodale del traffico, lasciare le macchine nel parcheggio scambiatore per accedere alla città attraverso servizi pubblici. Il nodo fondamentale è questo, cioè legare bene i parcheggi scambiatori in maniera tale che, come diceva il professore, non in 25 minuti, ma forse in un tempo ancora più basso si potesse raggiungere la città. Quando questo diventa ottimale, non c'è bisogno di imporre agli altri o di suggerire queste soluzioni, perché saranno nella logica delle cose. Quindi i cittadini sceglieranno da soli ed utilizzeranno il mezzo pubblico. Professore, un altro nodo del quale vi state occupando nell'amministrazione comunale è quello del Corso dei Martiri della Libertà. A che punto siamo? Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare da contrappunto a quello che ha detto l'architetto Pappalardo, nel senso che Catania deve utilizzare la grande risorsa che sta costruendo, è da un po' di tempo che ciò avviene, cioè la metropolitana. E da questo punto di vista il piano regolatore dovrà fare in modo di mettere nei nodi metropolitani le funzioni pubbliche, in maniera che le funzioni pubbliche si dislocano e possono avere questo sfogo della metropolitana. Quindi, che dovrebbe essere il mezzo più metropolitana più come elemento centrale del trasporto pubblico cittadino. Assolutamente così. Corso Martire della Libertà. Corso Martire della Libertà è allo Stato in una stagnazione che dipende dai privati, lo dico subito. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo reso noto ai privati circa la impossibilità di dar seguito all'accordo del maggio del 2008
fatto tra i privati, la convenzione fatta tra i privati e il Comune di Catania dal commissario. Abbiamo reso noto questa impossibilità per una circostanza fondamentale e per altre, ma cito soltanto questa circostanza fondamentale. L'impossibilità da parte dei privati o la non volontà da parte dei privati di interrare Corso Marte della Libertà. Dico subito che il decreto del 1973, che è il decreto poi che assesta Corso Marte della Libertà, dava una alternativa. Cioè l'arteria definita Corso Marte della Libertà poteva essere tanto interrata quanto lasciata invece a scorrimento in superficie. Bene, si era pensato in un primo tempo da parte dei privati di interrarlo. L'accordo era per l'interramento, i privati poi dicono non lo interriamo più. Forse perché le spese sono eccessive, non lo so. Allora, questa è stata la chiave di volta per, con altre circostanze, per dire non è possibile che quell'accordo vada in porto. Aggiustiamo quell'accordo. Per esempio, la scuola, il problema della scuola. La scuola che è stata data da quell'accordo ai privati deve rimanere in zona, perché la scuola è uno dei requisiti di minimi per l'urbanistica, e quindi o si costruisce un'altra scuola e si costruirà un'altra scuola a spesa dei privati e diamo quella, oppure si recede dall'accordo di dare quella. Ma poiché abbiamo fatto già l'addendum e l'accordo c'è stato con i privati, ma un privato recede da questo accordo dicendo che non è stato mai consultato né ha mai accettato questo accordo, noi siamo pronti, aspettiamo i privati che firmino. Se non firmano, ovviamente poi avremo le mani libere e faremo quello che si deve fare. È certo però che il piano regolatore non può prescindere dal Corso Marte della Libertà. E che cosa intendereste fare? Dobbiamo vedere se i privati firmano oppure no. Se i privati non firmano, già ci sono state 3 proroghe, ne hanno chiesto una quarta, ancora non abbiamo deciso se concedere la proroga oppure no. Se si chiude il procedimento amministrativo poi si ripenserà, o i privati verranno ad inseguirci per dire vogliamo firmare, ma in brevissimo tempo, oppure abbiamo le mani libere. Noi ci fermiamo per qualche minuto, le notizie di CNR tra poco, di nuovo insieme a 7 di sera.